Allora, l'impatto, ovviamente, qual è la cosa più difficile quando si va in una nuova nazione? Qual è la differenza che si incontra, ad esempio, voi che state facendo questa esperienza in Polonia? Riuscite, senza parlare la lingua, ad integrarvi? Riuscite ad andare negli uffici, ad esempio, per registrare il vostro contratto d'affitto? No. Di conseguenza la lingua è importantissima. In Belgio fortunatamente si parla inglese. Il Belgio è la capitale europea, ci sono tutti i lavori correlati all'Unione Europea, al Parlamento Europeo, alla NATO e a tutte le aziende di consulenza di questi organismi. Di conseguenza si lavora in inglese, cioè l'inglese è un must. In poche parole, bisogna conoscere l'inglese per lavorare. Molte aziende lavorano in inglese, io adesso lavoro per una nota società di consulenza e lavoro soltanto in inglese. Quali sono però le lingue che si parlano a Bruxelles ufficialmente? Dovete sapere che Bruxelles, il Belgio è un po' diviso in due parti, ma anche a Bruxelles possiamo dire diviso in due parti. La parte sud si parla francese, andando verso il nord si parla fiamingo, che non è nient'altro che l'olandese, come la lingua che si parla ad esempio ad Amsterdam. A Bruxelles è un po' un mix, ovviamente se voi andate ad esempio per le strade parlate inglese, vi capiscono tutti, nei bar, nei ristoranti parlano tutti inglese perfettamente, tutti. Il francese e il fiammingo c'è anche un po' un'imposizione per chi lavora in certi settori pubblici di parlare queste altre due lingue. Quello che consiglio io, l'inglese, l'importanza poi della lingua inglese che ci torniamo dopo. È importantissimo conoscere bene l'inglese, o perlomeno un livello per quantificarlo come un B2 prima di andare all'estero. E la fortuna che c'è in Belgio è che il francese è una lingua neolatina, simile all'italiano e allo spagnolo, e si apprende velocemente, se c'è la motivazione, ovviamente, da parte vostra. La cultura del Belgio, qui si potrebbe aprire un capitolo che dura ora, ovviamente noi parliamo più di lavoro, però sostanzialmente sapete che in Europa la cultura, cioè gli usi e costumi sono comuni, di conseguenza anche in Belgio, per quanto riguarda lo stile della vita, potete trovare una vita molto simile a quella degli altri paesi europei, così anche come l'Italia, o la Germania, o anche la Polonia. Come si trova a casa? In Belgio. Questo è una. Cioè, se voi volete fare un'esperienza in Belgio, ci sono dei piccoli punti da considerare. Purtroppo, il mondo online è pieno di truffe. Di conseguenza, quando si trasferisce all'estero, bisogna muoversi in un determinato modo per trovare casa. Quello che ho fatto io 3 anni fa, io esattamente a ottobre del 2018, dovevo trovare una stanza, in realtà, neanche casa, in Belgio. La prima cosa che ho fatto sono andato sui gruppi Facebook per cercare casa. Non ho subito optato per le agenzie, perché come sapete le agenzie si prendono una mensilità, se non due, e due mensilità sono più di 1.000 euro in Belgio, perché poi ci ritorniamo, il costo medio di una stanza, cioè una stanza buona almeno sui 500 euro al mese dovete tenere in conto, mentre un buon monolocale dovete tener conto almeno 750 euro al mese. Per tornare al discorso, possiamo paragonare al costo della vita di Milano. Quindi, come ho fatto a trovare casa? Innanzitutto, ho cercato di prima, questo è importantissimo, quando vi trasferite, cosa potete fare prima e cosa non potete fare prima. Quando dovete trovare una casa all'estero, cosa potete fare prima? Potete, ad esempio, fare una ricerca sui gruppi Facebook, scrivere in inglese, come ho detto, in inglese lo parlano tutti in Belgio, cerco una stanza a questo determinato prezzo e lì vi inizieranno a bombardare di richieste. La cosa difficile poi sta a voi di capire quelle che sono le ricerche, cioè quelle che sono le persone affidabili e quelle che sono le persone inaffidabili. Una persona inaffidabile è una che ti fa vedere le foto e ti dice fammi però se puoi subito il bonifico dei 3 mesi, 500 euro subito senza aver visto casa. Questa è una persona inaffidabile, però molte persone ci cadono ancora. Quindi la cosa importante è prendere appuntamenti
anche se siete ancora in Italia, non pagare però mai in anticipo e avere una lista di gare già da vedere. Se poi ovviamente voi avete la fortuna di conoscere già qualche amico che può ospitarvi, quindi non dovete neanche stare a... perché io non conoscevo nessuno i primi giorni, pensate che devo trovare un albergo, no? Un semplice albergo, però dovevo pagare ogni giorno 60 euro, quindi io avevo anche fretta all'epoca di trovare casa velocemente, ma non potevo neanche prendere la prima stanza che ho trovato. Quindi potessi riconsigliare a chi deve venire dall'estero, adesso voi ad esempio vi dovete trasferire in Bruxelles per un anno, 6 mesi, per dire, cercate di prendere degli appuntamenti, come si dice in inglese, scheduling, cioè pianificare tutte le visite, così una volta che siete là, ad esempio 2 o 3 giorni, vi vedete 10 stanze, firmate il contratto, pagate la cauzione per chi ve la chiede, perché poi c'è anche chi ve la sconta la cauzione, chi non ve la fa pagare, e quindi vi potete tranquillamente entrare in una nuova stanza. Come sono i trasporti in Belgio? Come ci si muove in Belgio? Come tutte le capitali europee, quello che potete immaginare, ci si muove facilmente in metro, tram e bus. I trasporti sono eccellenti, a prezzi contenuti. Pensate che per un trasporto mensile, se non sbaglio, si paga intorno ai 30 euro, però ci sono anche riduzioni per i ragazzi, se non sbaglio, sotto i 26 anni, sotto i 25 anni. La maggior parte delle persone utilizza anche altri metodi. Vi confesso che a Bruxelles è una città dove c'è molto traffico. Io da quando ho la macchina, infatti, da un lato mi ritengo fortunato, che come sapete la macchina è comoda alla fine, però dall'altro lato mi devo prendere tutte le cose, tutti i conti del trasporto comodo, che praticamente è il traffico. Quindi ci si muove, per tornare al discorso, metro, tram e bus, un po' come qui a Varsavia, sono molto efficienti, le linee sono ben collegate, e in più ci si muove molto in bicicletta. Poi qualcuno di voi può dire, sì, ma se il clima non è un granché, come ci si muove in bicicletta? Per un belga tipico, diciamo, ci è abituato ad andare anche sotto la pioggia in bici. Poi c'è anche l'altra particolarità, una delle grandi bici dove ci portano anche i bambini in Belgio. Per noi italiani possiamo dire che in primavera, estate, è più facile muoversi in bici. L'inverno si deve più andare sulla metro, il bus o gli altri trasporti. In ogni caso, per concludere, i trasporti sono molto efficienti, prezzi contenuti, si fa una card in un giorno, ve la fanno alla stazione e avete già l'accesso a tutti i mezzi. Poi, come sapete, adesso con l'applicazione, con Google, se volete andare dal punto A al punto B, scrivete l'indirizzo e Google vi dà già vi dice già quali mezzi prende. Prendi la metro, poi intervieni 2 minuti e prendi il bus, per dirla in modo facile. Divertimento in Belgio, questa è una delle cose molto importanti, e poi ritornerò anche a trattare del work-life balance, che io più passa il tempo, più lavoro, cioè più devo anche lavorare, perché ci sono i miei progetti personali, canali YouTube, videocorsi, più lavoro in azienda, più mi rendo conto che uno a volte dice sì, io adesso voglio lavorare, molti di voi vogliono fare carriera, molti di voi non vogliono farlo, hanno dei progetti personali, molti di voi vogliono tornare in Italia, quindi l'esperienza all'estero forse la vedo come un'esperienza, ma il divertimento è importantissimo. È importante uscire, è importante conoscere nuova gente, è importante fare delle esperienze che comunque vi facciano vivere bene la città, perché voi immaginate che se fate una vita, che uscite la mattina, prendete i mezzi, andate al lavoro, tornate a casa, andate a dormire, dopo un po' di mesi che diventate in depressione. Questa è una cosa che ho sperimentato anch'io, e non avrei voluto sperimentare, perché praticamente non facevo altro che lavorare, poi facevo video su YouTube, mi preparavo le altre cose personali, quindi ho vissuto, ve lo confesso, anche un periodo un po' di depressione. Quindi ci si può divertire in Belgio, così come tutte le grandi città europee. Ovviamente sì, ci sono bar, discoteche, secondo poi ovviamente di quello che è il concetto per voi di divertimento. Poi il divertimento può anche essere semplicemente trovare un gruppo di amici sportivi e fare sport, poi il divertimento può essere fare un corso di ballo, frequentare lezioni di yoga, dipende da quello che per voi è il concetto di divertimento. Però in ogni caso avete già un po' sperimentato la vita qui di Varsavia. Vi posso assicurare che in Belgio, essendo anche voi una città multiculturale, e questo è un punto importantissimo che vedremo dopo, cosa vuol dire
multiculturale, che è appunto l'Unione Europea, il Parlamento Europeo, attira persone a lavorare da tutto il mondo. Di conseguenza, il bello è che potete farvi nuove amicizie, conoscere nuove persone da tutto il mondo. Quindi le diverse culture che poi si mischiano, possiamo dire, in una nuova città, il mercato del divertimento, dei bar, dei servizi si adatta a quelle che sono le culture e di conseguenza invece potete trovare davvero di tutto. Ecco, questa è una cosa molto importante che volevo parlare prima di iniziare prettamente a parlare del lavoro, cioè di come mi organizzo io la settimana e di quali sono quelle attività che mi fanno vivere a me, tra virgolette, bene l'esperienza all'estero. Ovviamente questa, quello che vi dico adesso è soltanto un piccolo riassunto della mia routine. Ovviamente poi ognuno di voi può farlo diversamente. Per adesso, io, come vi ho detto, ancora lavoro in azienda, di conseguenza ho degli orari d'ufficio da rispettare. C'è il lavoro da casa che un po' mi ha avvantaggiato, quindi a volte, per tutto il periodo del Covid, l'ho lavorato solo da casa. Adesso faccio un po' un mix, di conseguenza 2-3 giorni vado in ufficio e 2-3 giorni lavoro da casa, però in generale mi organizzo la giornata della serie che mi alzo la mattina, leggo qualcosa e dopo il lavoro cerco sempre un'attività da fare che non sia nettamente correlata al lavoro. Nonostante, come vi ho detto, altri progetti devono andare avanti, cerco di trovare tempo per fare sport di gruppo, frequento sempre un gruppo dove si fa sport insieme all'aperto, frequento anche gruppi di public speaking, cioè dove con la scusa uno si beve anche una birra, un bicchiere di vino, cioè cerco di ogni giorno staccare dalla routine e questo è quello che poi mi fa ripartire il giorno dopo bene. Ricordate una cosa: se voi adesso qui trovate lavoro, o in Belgio trovate lavoro, e questo lo ripeto aperto e chiuso parentesi, e iniziate a fare una vita dove lavorate soltanto, restate in ufficio fino a tardi, tornate a casa, non uscite più perché dite no, voglio studiare, la vivrete l'esperienza all'estero sempre diciamo a peggio, perché noi come esseri umani abbiamo il bisogno di uscire, di divertirci. Io mi ricordo quando andavo all'università, si uscivano tutte le sere quasi, no? Ovviamente quando si lavora non è che si può ritornare a uscire tutte le sere fino a tardi, no? Che bisogna anche avere dei determinati orari, alzarsi presto, eccetera. Tuttavia, dovete cercare di trovare un equilibrio che vi permetta anche di godervi un po' la vita in qualsiasi città di viviate. Questo lo dico per Bruxelles, per il Belgio, ma ricordatevi che vale anche se restate qui in Polonia, ad esempio. Quindi, per concludere, poi parliamo proprio di LinkedIn, per concludere, questo è stato il mio percorso. Un percorso che comunque è sempre in continuo adattamento. Per farvi un esempio, vi ripeto, a luglio questo discorso del work-life balance, questo discorso di uscire e divertirsi, che può sembrare per voi una cosa banale, quando siete poi caricati, voi forse già lo sapete, quando lavorate per alcune società di consulenza tipo le Big Four, che offrono opportunità di carriera, ma allo stesso tempo vi fanno lavorare a volte la sera fino alle 8 alle 9, è facile che voi vedete i vostri colleghi che dicono che lavorano, tornano a casa e si addormentano, si svegliano, prendono i mezzi, vanno al lavoro, tornano a casa e si addormentano, che non è una cosa normale per il work life balance. Quindi il consiglio numero uno che posso darvi è: l'adattamento si fa in questo modo. Adesso poi nel secondo modulo parlerò anche dell'importanza delle lingue e vi dirò anche come ho fatto io a imparare l'inglese prima di trasferirmi, che è stata anche un'altra cosa interessante. Comunque, ecco, questo era semplicemente il mio percorso di adattamento. Adesso ho deciso in ogni modulo proprio di inserire qualcosa di pratico che vi può essere utile già da oggi se voi avete il profilo LinkedIn, se avete lettera motivazionale, se state cercando lavoro. Quindi adesso parliamo di LinkedIn. Anche io LinkedIn l'ho iniziato davvero a usare, diciamo, 2 anni fa, perché io l'anno scorso ho cambiato lavoro a Bruxelles, perché appunto il contratto con il mio stava scadendo, quindi mi sono rimesso in gioco a cercare lavoro su LinkedIn, quindi mi sono visto tantissimo materiale, mi sono
letto diversi articoli su come ottimizzare il profilo. Quindi adesso io vi dico quello che è stato utile per me e spero che potete anche già da oggi iniziare a creare il vostro profilo e cercare ovviamente di aumentare le possibilità di trovare lavoro. Siete un po' fortunati anche perché molti sottovalutano ancora LinkedIn. Io ho anche dei colleghi manager dove lavoro che hanno un profilo davvero fatto male. Forse molti di loro non si vogliono rimettere in gioco a cercare un nuovo lavoro, sì, ma quello che dico io comunque è cercate sempre di stare, possiamo dire, in guardia, cioè nel senso, se avete un'occasione che vi sembra buona, non è detto che possa aprirsi un'altra azienda che vi contatta, che forse non vi dà più soldi, ma vi dà ad esempio l'opportunità di lavorare dall'Italia, che è quello che di fatto è quello che dà. E anche a me, cioè la mia azienda, io a volte adesso il 10 ottobre per farvi una sera che torno in Italia e lavorerò 2 settimane da casa, quindi questo è sono molto cose da valutare. Allora, qui ho fatto pochi punti strategici. Se voi ad esempio mi cercate su LinkedIn, mi chiamo Fosso Carnevale, potete vedere un po' qualcosa del mio profilo, che adesso si sta sviluppando un po' con un profilo mirato alla condivisione dei miei contenuti su YouTube, quindi non tanto mirato a cercare lavoro. Tuttavia, questi punti sono i più importanti da considerare. Innanzitutto cercare di fare una bella foto, e questo le aziende multinazionali, soprattutto dove lavoro io, ve lo dico, lavoro in Deloitte, appena entri, appena li assumono, vi fanno subito una fotografia, una bella fotografia con delle luci. Quella fotografia, molti poi cosa fanno? Ovviamente la mettono su LinkedIn. E quella fotografia inoltre è la foto anche che compare nel proprio, nei propri diciamo, sistemi interni di comunicazione tipo Skype for Business che c'è in Deloitte, ognuna con la bella foto. Quindi anche loro internamente hanno capito l'importanza di avere una bella foto. Su LinkedIn molti non partono già da descrivere cosa vogliono, anni di esperienze, ma non c'è una bella presentazione. Voi quando fate un colloquio come dovete andare? Qual è l'abbigliamento per il colloquio, per definizione, soprattutto in ambito corporate? Dovete andare giacca, cravatta, vestiti in un certo modo. Ma già su LinkedIn bisogna dimostrare professionalità. Quindi vi consiglio di farvi una bella foto con una macchina fotografica, ad esempio in giacca, semplicemente in camicia. Poi dovete darvi un titolo, che questo è prima della descrizione, cioè sapete che potete poi descrivere diciamo il vostro percorso, ma nel titolo dovete mettere qualcosa che fa capire a chi vi sta assumendo, oppure che fa capire a voi che cercate il curriculum che cosa volete. Per esempio, io metto accountant, commercialista, contabile, per farvi un esempio. Voi se vi siete laureati, mettete subito laureato in questa cosa qui. Se c'è invece un'esperienza più importante, ad esempio avete lavorato 2 anni all'ufficio marketing di qualche azienda, dovete, non dico che dovete scrivere esperto di marketing, ma dovete scrivere qualcosa che gli altri non scrivono. Quindi potete scrivere, ad esempio, collaboratore in questo progetto. Cioè qualcosa che vi dia un po' la differenza rispetto agli altri. La differenziazione è la chiave, che però vediamo anche con il curriculum. Tuttavia, in LinkedIn già si può fare un qualcosa. Poi si può fare una descrizione, quindi ovviamente non una descrizione in 10 pagine, una descrizione in 5 righe di quello che è il vostro, di quello che è stato il vostro percorso e di cosa cercate. Per esempio potete mettere: mi sono appena laureato, ho fatto questa esperienza all'estero, perché sapete che l'esperienza all'estero dalle risorse umane è sempre ben valutata. Laureato, esperienza all'estero, ci mettete un'esperienza lavorativa che avete fatto inerente un po' alla posizione che state cercando, perché questo vuol dire esattamente questo, le risorse umane, e quali sono i vostri obiettivi. Quindi, per fare esempio, laureato, esperienza di un anno in questo ufficio marketing, cosa cerco? Quindi loro poi vedono cosa dai, cosa cerco? Cerco un'esperienza in un'azienda che mi dia l'opportunità di migliorare le mie competenze di web marketing. Io ad esempio
io scriverei, se cercassi lavoro, cerco un'azienda che mi permette di ampliare le mie conoscenze di contabilità e fiscalità in Belgio. Cerco questo, ho fatto questo e qui cerco questo. Per concludere. Quindi questa è la prima parte. Ovviamente, mentre Facebook può essere una piccola parentesi, ma voglio dire, mentre Facebook è un social dove purtroppo si condivide di tutto, su LinkedIn dovete condividere o mettere like, poi sapete, quando mettete un like o share su LinkedIn, in realtà è come se condividete la notizia. Ecco perché molti poi postano su LinkedIn così come me, perché se uno mette un like, tutto il network della persona che ha messo il like che ho postato, quindi ha una visibilità esponenziale. Molto mi dare una visibilità esponenziale su dei vostri punti di forza. Quindi cosa dovete scrivere? Oggi ho avuto, ad esempio, ho appena completato il master qui, e ho, per esempio, sono molto contento perché finalmente ho migliorato la mia competenza della lingua inglese a livello C1, per fare un esempio. Dei vostri amici vi mettono del like, un'azienda forse vi mette un like, se state ad esempio applicando qui a Cassale, di conseguenza vi iniziate a far vedere questo effetto. Poi, se per esempio pubblicate una cosa a settimana, più passa il tempo, più le aziende inizieranno a notarvi e a commentare o a contattarvi. Commenti e relazioni con gli altri utenti, questo è anche molto importante. Fortunatamente voi, dal momento in cui entrate in università, dal momento in cui entrate a fare un master, su LinkedIn avete un network come primaria che è rappresentato dai vostri amici, per esempio, no? Dovete cercare anche di commentare i post, commentare se un vostro amico ha trovato lavoro, cercare di fare un commento inerente, tutto questo per aumentare la vostra visibilità. Perché mentre con il curriculum noi si va direttamente, perché poi quello vediamo dopo il secondo passaggio, se voi riuscite a farvi contattare da LinkedIn, poi avete l'opportunità di inviare il curriculum che andremo a vedere dopo. Però se voi riuscite a farvi notare su LinkedIn all'inizio, anche se poi uno vi chiama per un colloquio e vi scarta, non è importante, cioè non è importante che vi scarta, l'importante è che voi iniziate a farvi contattare. E qui voglio fare anche una piccola parentesi: ogni colloquio di lavoro che va male è un'esperienza che vi fa capire che cosa avete sbagliato. E potete anche notare questa cosa qui, che è chiedere un feedback. Quando fate un colloquio che va male, vale più veramente di trovare un lavoro quasi. Perché 10 colloqui che vi vanno male con i feedback delle risorse umane, che di solito lo danno, o con i feedback dei manager, perché voi potete fare i colloqui con le risorse umane, con il manager, con il director, eccetera, quei feedback, e loro poi, anche se non vi selezionano, ve li daranno, forse vi diranno no, non parli bene la lingua, non hai abbastanza competenze su questo gestionale, su questo software, quei feedback mi fanno crescere. E io infatti all'inizio, quando avevo cercato di trovare lavoro a Bruxelles, non mi considerava nessuno. Uno mi diceva, nonostante vivessi già a Bruxelles, il contratto mi stava per scadere, ho detto devo trovare lavoro entro settembre, all'inizio non mi considerava nessuno. Uno mi diceva, non parli bene francese. Uno mi diceva, ma non ho capito quale lavoro vuoi fare in particolare. Quindi c'era mancanza di chiarezza. Io inviavo un curriculum, vedevo la mia esperienza, però io poi mi dicevano, ma tu hai fatto controllo di gestione, perché vuoi fare quest'altra cosa? Quindi da questa domanda, qui mi si è accesa la palina, dovete sempre strutturare, questo lo vediamo dopo, qualsiasi curriculum che inviate, dovete sempre strutturarlo in modo strategico per far finta che già avete fatto qualcosa per il lavoro che state cercando o che vi state già impegnando adesso. Per esempio, se volete fare un'esperienza in revisione, in audit, per fare un esempio, io che studio economia mi vengono in mente queste, dovete già scrivere, appassionato di contabilità, si studia tutti i giorni i principi contabili, quindi anche se non avete un'esperienza diretta, le risorse umane dicono, ah, questo ragazzo si è appena laureato, non ha esperienza in audit, in revisione, vuole entrare, cosa mi dà più degli altri? Ah, mi dice che ogni giorno si legge i principi contabili. Che poi dovete farlo pure in pratica. Ogni giorno legge i principi contabili, quindi si sta impegnando, sa che vuole partire da una posizione junior, si dice, ma si sta impegnando
a studiare e si sta differenziando. Questa cosa è importantissima, infatti io proprio a luglio mi ha chiamato un ragazzo che era stato preso all'ultimo colloquio in Deloitte a Torino per lo stage e mi ha detto Fausto, io ho passato tutti i colloqui o l'ultimo, ho paura perché non voglio fare un colloquio con il manager e non voglio che venga scartato all'ultimo colloquio. Per lui era importantissimo entrare in Deloitte, si era sicuro. Allora ci siamo sentiti e lui mi ha detto, gli ho fatto qualche domanda di principi contabili e lui sapeva tutto. Gli ho fatto, guarda, calmati, tu sai già tantissime cose, però cerca di vendertele bene. Quando ti chiede perché vuoi lavorare con noi, cioè con il nostro business che è revisione, applica una duplice risposta, cioè fai una duplice, dici due cose praticamente. Innanzitutto dici perché le volte mi dà la possibilità di crescere, di fare carriera, network, quindi esalta le qualità dell'azienda. E in seconda istanza dici dovete scegliere me perché io mi applico ogni giorno a studiare la contabilità e la revisione, i principi contabili. Perché se non dici questo, basta poi che la risorsa umana o neanche vede un'altra persona che tra virgolette ha fatto un'esperienza di un anno forse in quel settore e lo prende direttamente. Quindi questo è il consiglio di LinkedIn. Poi tutto prenderà più senso quando nel prossimo modulo vedremo anche il curriculum. Adesso ragazzi vi invito a farvi delle domande prima che iniziamo il prossimo modulo, come mi fa davvero piacere se avete qualche domanda più nel dettaglio. Poi dopo il secondo modulo facciamo una pausa comunque. Prendetevi un attimo per pensarvi anche voi. Sì, che esperienza avevi prima di trovare lavoro in Belgio? Ah, prima di trovare lavoro in Belgio praticamente avevo fatto un tirocinio da uno studio commerciale, però cercavo proprio un lavoro dopo la laurea che fosse pagato tra virgolette con uno stipendio, cioè non con 300-400 al mese, ma proprio con un quasi stipendio. Comunque le esperienze a questa non è interessante, che ho cercato di vendermi subito dopo, e la fortuna che avevo fatto, l'esperienza in uno studio commerciale durante gli studi, poi c'avevo un'altra esperienza, un altro stage di 2 anni in un'azienda di marketing. Quindi quando Iveco mi ha fatto la prima esperienza che ha avuto peso sul curriculum, quando mi hanno chiamato, hanno già visto un laureato, io tra l'altro mi sono laureato con 110, con un voto che non è da... non avevo neanche fatto l'esperienza all'estero, no? Quindi ecco perché dico siete fortunatissimi tra l'altro. Però gli era detto il fatto che c'erano già un po' di esperienza in un'azienda, cioè quindi una piccola esperienza e una piccola chiarezza in quello che volevo fare. Poi ti dico la verità, c'è sempre anche un po' di fortuna. Forse quel giorno mi ricordo che ho fatto il colloquio con la risorsa umana e il capo lì dell'area finance. Lei subito mi aveva chiesto: ma perché non hai fatto l'esperienza all'estero? E io poi lì ho detto no, però studio inglese, devo solo un po' rigirare, studio l'inglese tutti i giorni, che infatti facevo di vedere i film in inglese sottotitoli, cercavo di avere una base di inglese decente. E comunque le esperienze erano poche. La cosa più difficile è entrare nella prima esperienza, perché paradossalmente dopo un anno che è entrato con un'azienda e fatto un'esperienza, poi il secondo anno mi chiedi di iniziare a chiamare, come dire, a cascata. Cioè è il primo step che dovete mettervi alle stelle delle volte per entrare, se vi piace la carriera corporate, se poi avete altri progetti. Però sì, ecco, questa è la difficoltà, mi sono scordato di dirlo, la difficoltà del primo punto. Ecco perché LinkedIn poi si ricollega, perché da lì già potete... è duro comunque, cioè questo voglio dire. Avete il vantaggio che è quello di imparare l'inglese per bene, è che potete mettere sul curriculum un'esperienza all'estero, cioè anche se cercate un lavoro qui a Bassano, loro vedono che voi non siete esposti, quindi avete già un'esperienza all'estero che vi siete adattati a un nuovo contesto. Quella è la cosa importante. Se non ci sono no, l'istituzione europea non ti è mai venuta voglia di provarci? Sì, perché se no ne parlo dopo. Bel mondo, soprattutto molto pagato. Ma poi ne parlo dopo. Dopo parliamo di molto sicuro. Ma a prescindere dal guadagno, bel mondo ti fa uscire dentro. Non c'è direzione senza GIA. Allora, vedi,
posizione tra l'altro sono molto in vantaggio. L'unica cosa un po', per esempio, un amico che lavora alla NATO, molti ragazzi che lavorano alla NATO e hanno pensato un bene perché no, non pagano per uno stipendio senza pagare le tasse, quindi guadagnano 3. Non fanno dei contratti, da un lato è un po' perfetto perché non fanno dei contratti in tempo determinato, stagione che ha più stabilità. Dall'altro lato però vi pagano tantissimo, entrate già nel giro, iniziate a fare delle conoscenze che poi alla fine quelle sono utili per fare delle cose. Poi sì, per esempio una volta di esperienza alla NATO, puoi passare in forse in Parlamento, già inizi a conoscere qualcuno che ci lavora, ti senti in sala. Io in realtà adesso non sto cercando lavoro, molto probabilmente nei prossimi anni lascerò anche questo lavoro, però questo punto è importante. Io ho degli amici che mi dicono no, a me non piace l'Unione Europea, mi piace proprio l'azienda, la multinazionale, la consulenza, fare carriera. Ho conosciuto altre persone che lavorano anche per le istituzioni, ho conosciuto altre persone che lavorano per servizi correlati all'istituzione, quindi aziende di consulenza per le istituzioni, che alla fine è sempre la stessa cosa. Però le istituzioni europee hanno appunto il vantaggio, che la prima cosa che penso è il vantaggio economico, però molto di più dell'azienda. È un vantaggio brutto buono. Penso sembrerà anche di essere narcisistico, di lavoro in istituzioni europee. Inoltre ti ricordo è anche un brand che ti fai che poi se vuoi tornare in Italia sei uno che lavora al Parlamento Europeo, capisci? E poi c'è chi vede più ci sono si entra con lo stage, per gli stage sono pagati 1.200 euro, c'è un bando e poi si può passare, poi ci sono le posizioni di uno. Io purtroppo non lo faccio, solo per le aziende, però sì. Certo. Io ho notato che nel settore bancario in Belgio, sono più sede, sto cercando un po' di offerte, richiedono più di una lingua. Sì. Cioè non basta l'inglese, vogliono o il francese o il forse l'olandese, però cioè l'inglese mi sono un po' scoraggiata perché il francese lo conosco ma non l'inglese, quindi non lo so se scoraggiata, però poi il francese si apprende per quello che posso considerare io abbastanza velocemente. Sì. Cosa diciamo che non ho fatto? Ci vuole, sì, quello è vero. Le banche sono un po' quali uffici pubblici. Non so te cosa mi sono come lingua nel settore bancario. Sì, però francese e inglese non bastano. Però si può. Ci vogliono tre sì, per quello che tempo che dico io, 3-6 mesi per rimettersi in carreggiata, sì. Adesso comunque vediamo il secondo modulo sul lavoro. Ogni settore ha delle difficoltà, però l'importante è prendere feedback da chi più o meno già fatto, però la lingua è una cosa che puoi iniziare per esempio a coltivare già da prima del trasferimento, così facendo dei corsi lì, studiando in proprio, sì? Sì, io ho sempre una domanda relativa alla lingua. Sì. Sì.
che io sappia non c'è, non è proprio un problema, però ci sono più per persone che ho sentito anche io, che entrano in un paese, si iscrivono già all'andare, cioè tra virgolette, risultano residenti in quel posto, fanno quindi, ci sono, bisogna cercarli. E i corsi gratuiti poi sono anche, poi vi dirò ad esempio, cioè, si chiamano i tavoli di conversazione, dove sì, le persone vanno, parlano davanti alla birra. Sicuramente c'è, sicuramente c'è il mio caso, sicuramente c'è, non so se ancora è all'avanguardia, possiamo dire come è giornale. Però si può fare anche ricerca in questo senso. Studio in pro, successo in questo senso, di tanto, di figlio, state il modo in cui parlo di questo ogni volta. Quindi adesso parliamo praticamente di come trovare, cioè di come io farei per realtà, trovare lavoro se partissi da zero. Come ho già introdotto? Qua? Io? Ah sì. Vicino allo schermo. Come ho introdotto prima, quali sono gli ambiti più, tra virgolette, più ricercati? Cioè, dove vogliono lavorare le persone? Corporate, e qui ci metterei anche aziende normali, un po' dove lavoravo io. In queste aziende si ha un buon work-life balance, non si lavora tanto, questo è un po' un vantaggio del Belgio. Il contratto di lavoro non è di 28 ore a settimana, è un po' dove lavoravo io prima di me, quindi un po' chi vuole fare una carriera più tranquilla, gli stipendi non possono crescere proporzionalmente come in una consulting, come nel Parlamento, come nella Rato, però si fa una vita più tra virgolette tranquilla, con più sicurezza. Poi c'è il consulting, qui sono in prima istanza le big four, oggi conoscete bene tutte le altre aziende di consulenza, dove ci sono dei ritmi più alti, si lavora di più, però ci sono possibilità di crescita e ci sono più benefit come ad esempio per me la macchina aziendale, che in Belgio è un po' il benefit per definizione del Belgio, dato che le tasse sono alte, quindi all'azienda conviene più pagare il leasing di un'auto per darvela in comodato d'uso che darvi quei 300-400 euro più per la busta paga. Però voi, con molti, per me avere un'auto con tutte le spese pagate è stato ovviamente un super benefit. Se dovessi ricomprare l'auto, poi comunque è anche un'auto abbastanza carina. Poi ci sono tutti i lavori, per tornare al discorso, collegati, chiamo io all'Unione Europea, all'EU, che sono appunto chi lavora in Commissione Europea, chi lavora al Parlamento, chi lavora alla NATO e chi lavora in tutti quei dipartimenti che io purtroppo neanche conosco nel dettaglio perché è un mondo ancora un po' strano per me, però dove, come dire, appunto, come dicevo, c'è la possibilità di un bel prendere spalle, si guadagna tanto e si entra in un mondo appunto più indirizzato, da quello che ho visto i miei amici che ci lavorano, più di indirizzato a una laurea, che per fare un esempio con quello italiano, tipo chi ha fatto per dire di scienze politiche, quindi si occupa, vuole occuparsi di investimenti in Africa, per farvi un esempio, in un determinato settore di sviluppo economico, e più la politica, qui entrano qua. Poi ci sono consulting EU, che praticamente sono le aziende di consulenza, che è un business che non potete neanche immaginare. Consulenza all'Unione Europea, che hanno fondi europei, quindi parlo dentro, che pagano queste aziende di consulenza per fare delle ricerche. Qui si guadagna anche tanto, è una cosa da notare perché dopo si ha la possibilità di aprire partita IVA come consulente, dopo che si sa fare il lavoro, e con stipendi davvero alti, perché poi sei proprio tu che fatturi cioè tu, consulente di un'azienda di consulenza, fatturi direttamente all'Unione Europea. Poi c'è tutto il resto, tutti gli altri lavori, e qui possiamo metterci a lavorare in banca, possiamo metterci, se volete, fare un lavoro che non è inerente a quello che avete studiato, solo per iniziare, come ad esempio fare il cameriere o fare altri lavori,
assolutamente, sono pagati, e qui poi parlerò dello stipendio, sono pagati meglio in Italia, e comunque c'è molto rispetto anche di avere due giorni liberi a settimana, forse di lavoro fate. Nell'ambito corporate consulting si lavora da lunedì al venerdì, questo immagino che già lo sapete. Quindi adesso parliamo di come trovare lavoro. Ricolleghiamoci un po' a quello che ho detto prima. Ci sono quattro cose da considerare. La lingua che viene dato spesso alla domanda, cioè io non parlo la lingua, quello è un problema, vero? Cioè non posso dirvi la lingua non è un problema, intanto venite a Bruxelles così andrà. Se non c'è conoscenza dell'inglese, e almeno cioè, con l'inglese c'è possibilità di trovare lavoro, ma non in tutti i casi. Poi voi sapete anche l'italiano, che comunque per molte aziende fa comodo perché lavorano nei rapporti con l'Italia, no? Quindi questa è la prima lingua. Il francese è, tra virgolette, il sacrificio che bisogna fare. Poi se qualcuno per caso parlasse anche il tedesco, quindi può essere una lingua più vicina al fiammingo, che non è nient'altro che l'olandese, si può anche studiare l'olandese. Più lingue si parlano, più la possibilità aumenta. Però per farlo realistica, per non dare tra virgolette false, cioè, per dirlo in modo semplice, il francese, almeno il francese si può studiare facilmente dopo l'inglese. Poi parliamo dello stipendio. Quando si guadagna in Belgio, questa è, diciamo, anche una qualcosa che spinge molto le persone a lavorare da Bruxelles. Io tutte le persone che sento, soprattutto gli italiani, chiedo perché lavoro in Belgio, perché ho un contratto più stabile, un contratto che mi paga, cioè che guadagno al mese di più. Quando si guadagna quindi di più rispetto all'Italia? Io direi per delle posizioni junior, dove per esempio in Italia si guadagna con un contratto 1.200-1.300 euro al mese, in Belgio si guadagna 1.700-1.800, già 2.000 euro al mese. Molte altre aziende come quelle che lavoro io hanno il benefit dell'automobile, già da posizione in junior. Se voi rifiutate quel benefit avete 300 euro in più sulla busta paga, quindi possiamo dire che si può arrivare quasi a 2.000 euro netti al mese, più 100 euro di buoni pasto, 100-150 euro di buoni pasto, come stipendi per un neolaureato. Gli stipendi poi crescono ovviamente più si sale di livello. Una cosa che mi ha fatto notare anche un collega l'altra volta è che raggiungere determinate posizioni non c'è una differenza con l'Italia, tipo un manager a Milano forse vuoi tanto di meno di un manager a Bruxelles. Però il problema in Italia è che per partire per un neolaureato, per un'esperienza, difficilmente gli riesce a trovare un buono stipendio alto. Quindi questo qui è quello che si guarda. Tornando al discorso, anche in banca più o meno gli stipendi sono su 2.000 euro netti almeno al mese, come entry level, più bonus, più dipende quello che fai, se c'è più contatto con i clienti, se si vende, poi avete anche il bonus. Nell'Unione Europea si guadagna sui 3.000 euro netti al mese, anche appena entrate. Poi come vi ho detto, nella NATO ci sono anche delle agevolazioni fiscali, quindi io per esempio dei ragazzi giovanissimi che guadagnano quasi 4.000 euro al mese, poi hanno anche dei vantaggi, per esempio c'è un ragazzo che la benzina la paga pochissimo, una cosa che se uno ha un'automobile risparmia un costo. Allora, questo è il discorso. I benefit possiamo dire che di massimo mi pagano i trasporti, possiamo dire che di farmi i trasporti, molti hanno l'auto aziendale, gli danno il computer e gli danno il telefono aziendale, come nel mio caso che mi hanno dato un iPhone 11 che comunque è un buon telefono per usare anche per voi. Ecco, come iniziare? Abbiamo detto l'importanza delle lingue, di avere un bel profilo di LinkedIn, il curriculum lo vediamo alla fine, ma in Belgio c'è una differenza con l'Italia molto importante. Le agenzie di lavoro sono molto più attive e soprattutto
se voi riuscite a individuare le 4-5 agenzie di lavoro più efficienti a Bruxelles, una una di queste per esempio si chiama roberthalf.be.belgio, sarebbe, sono attive tantissimo a contattare su LinkedIn e a chiedervi il curriculum. Cioè ti contattano, c'è una chiamata, loro vengono, trovano i clienti e poi ovviamente c'è appunto si inizia l'esperienza di lavoro. Le agenzie sono molto attive e sono molto attive su LinkedIn. Cioè quello che vi consiglio di fare, una volta che il curriculum e la lingua ci sono, vi consiglio di prendere le 4-5 agenzie di lavoro più importanti, chiamarle direttamente, e questa è una cosa difficile, e dire: salve, io sono Fausto, io avrei piacere di inviare il mio curriculum. Loro non vi dicono di no, loro mi dicono: ah, Fausto, sì, volentieri, cos'hai fatto tu? Io ho studiato qui, ho fatto il master, parlo queste lingue, ok, ti faremo sapere. E loro non interessa farti sapere, perché loro guadagnano quando ad un'azienda trovano un candidato. Non è l'azienda che dice: ti faremo sapere. Quando le agenzie di lavoro mi dicono: ti faremo sapere, più o meno si creerà un contatto che ogni mese, ogni 3 settimane ci si sente, perché loro hanno interesse a collocarvi da un'azienda, un po' come voi avete interesse a trovare lavoro. Loro vi venderanno al meglio alle aziende. Quindi ci guadagnano sia voi, che non dovete direttamente scrivere all'azienda, ci guadagnano sia loro, e poi vi riscrivono anche un po' il curriculum a volte, se notano degli errori. A me una volta una signora ha fatto notare che invece di communication si scrive con 2 M, allora mi metto: Fausto, apri un po' il tuo curriculum, ma no, qui dovresti scrivere communication con 2 M. Ho detto: va bene, grazie. Perché lei, se io fossi stato assunto con l'azienda, avrebbe preso una commissione, forse come una mensilità del mio stipendio, che in quel caso è anche abbastanza alto. Quindi, tornando a noi, il curriculum, l'agenzia di lavoro, l'importanza della lingua. Come siete messi, sinceramente, con la lingua inglese? Questa è la prima cosa che dovete vedere. Però no, voglio dirvi come cosa ho fatto io per imparare l'inglese quando ancora stavo a studiare. Perché ho fatto una cosa che dal livello economico era poco costoso, però dal livello di impatto, cioè poi quando ho fatto, quando l'azienda a Bolzano, Ivego mi ha detto: ah, vuoi andare in Belgio? Ok, ti fisso il colloquio con il manager in Belgio, in inglese. Voi immaginate che io tutto l'anno prima cosa facevo? Nel frattempo mi guardavo 2 o 3 volte a settimana film in inglese. Avevo trovato una ragazza che faceva 1 ora di lezione a settimana, lei parlava inglese benissimo, e si prendeva, non mi ricordo, 10-15 euro, quindi una cifra irrisoria, per andare a fare 3-4 ore a settimana. Non serve andare per forza a spendere 4-5 mila euro in UK, io non potevo neanche permettermelo all'epoca, lo dico sinceramente. Cosa potevo permettermi di fare con le mie risorse? Mi guardavo i film, mi sentivo su YouTube i sottotitoli, trovavo questa ragazza il sabato che ci vedeva in biblioteca a Trento, faceva un'ora di lezione, e io non imparavo anche a scrivere l'inglese, non sapevo neanche scrivere nel 2018, prima dell'estate. Quando poi sono stato contattato dall'azienda per il colloquio, non vi dico che l'inglese lo parlavo bene come adesso, perché vi direi una cavolata, però almeno le basi di davvero. Sapevo dire qual era stata la mia esperienza, sapevo dire gli obiettivi, altrimenti la mia esperienza all'estero, se non parlavo l'inglese, non sarebbe neanche iniziata. Quindi la lingua è una base prima del curriculum, prima della lettera motivazionale, poi vedremo anche tra l'altro, prima di LinkedIn. Ogni giorno dovete guardare un film in inglese con i sottotitoli. Trovate un film che io trovavo dei film che mi piacevano anche, così non era poi tanto difficile. C'è una cosa importantissima che forse vi insegna un po', l'importanza dell'ascolto passivo, cioè voi vi guardate un film con i sottotitoli, sembra che non capite niente, non imparate niente, ma il vostro cervello con la ripetizione della lingua e dei concetti, dopo che lo fate per 3 mesi, fate questa prova per 3 mesi, guardate dei film sottotitolati, fatelo per 3 mesi, poi ne riparliamo. Automaticamente se io inizio a parlare in inglese, poi dei concetti e dei modi di dire ti prende automaticamente, perché poi l'inglese non è solo la grammatica, è conoscere i modi di dire, perché poi si parla veloce al lavoro e si usano delle frasi che diciamo possono suonarvi strane se non avete mai ascoltato.
Ok, cultura al lavoro, qui brevemente facciamo le differenze con il notato con l'Italia, sia in livello che in livello. Allora, in Belgio sostanzialmente si inizia a lavorare un po' prima e si finisce un po' prima. C'è questa importanza del work-life balance che alla fine si concretizza in un fatto che le persone alle 5 vogliono staccare al lavoro perché vogliono tornare a casa. Alcuni vengono al lavoro in bici, si cambiano, poi c'è proprio una cultura dello sport che è molto alta, e di conseguenza le persone alle 5 vogliono uscire e fare altre cose. Un'altra cosa, per esempio, è lo sport. Quindi non è. Io ho avuto l'impressione, perlomeno in Italia, non c'è tanto in Belgio la cultura del far vedere che stai facendo realtà. Questo in Italia. Ovviamente, in altre aziende di consulenza come Deloitte trovate un mix, trovate persone come me che hanno altri progetti, che mettono davanti il work-life balance, aspettano di lavorare presto, e trovate altre persone invece in Deloitte che stanno tutti i giorni fino alle 8 perché vogliono fare carriera. Sostanzialmente, quindi i contro quali sono invece? I contro ovviamente che non c'è tanto la cultura come in Italia, di prendersela un po' più alla leggera, nel senso di fare più pause caffè. No, io l'ho notato, io quando andavo in Belgio facevo le pause caffè e a volte il mio collega lì non capiva perché io andassi a fare la pausa caffè, che per me è una cosa normale, come intanto ti alza, ti fa un messaggio, ti fa una chiacchierata, no? E lui era un po' freddo. Questo ovviamente è una differenza di cultura, la troverete forse anche qua, la troverete in qualsiasi altra città. Anche se andate in Germania, per farvi un esempio, ogni weekend dove si guadagna tanto o in Olanda, ragazzi, non è che uno può portarsi la cultura italiana dietro al 100%, altrimenti, come si dice, si resta in Italia. Sì, ecco, rispetto al work-life balance, ho voluto fare un altro punto, perché per riprendere un po' quel caso che mi era successo a me quest'anno a luglio, dove ho avuto un periodo un po' di difficoltà, nonostante tutto stava andando bene, avevo un buon lavoro, il mio canale YouTube era partito, i miei corsi erano partiti, cioè tutto andava bene, ma vi ricordo una cosa, un consiglio: non potete solo lavorare, soprattutto poi quando state in una nazione dove non conoscete nessuno, non c'è la famiglia con voi, dovete cercare di essere attivi anche fuori dal lavoro. E cercate di non credere a chi vi dice no, lavora per la carriera, perché ragazzi, la vita, bisogna lavorare, bisogna raggiungere obiettivi, bisogna anche che non sia la vita. Quindi questa è la conclusione. Adesso brevemente vi faccio vedere lettera motivazionale, una cosa che è lettera motivazionale del lavoro. Adesso vi faccio vedere, anche perché siamo restati nel discorso 5 minuti, il mio curriculum, come l'ho impostato, e poi vi facciamo le domande per poi fare una breve pausa caffè a proposito di caffè. A me piace molto. Com'è il caffè in Parigi? Lasciamo perdere, chiudiamo il discorso, però ho trovato un bar che me lo fa buono all'espresso. Allora, questo per esempio è il mio curriculum, il PDF. Che ho realizzato con un software che si chiama Novo Resume, è scritto Novo Resume ed è gratuito. Ancora non lo conosco in tanti, però questo software può essere un'alternativa per organizzarvi il curriculum con dei colori carini, un po' particolari per esaltare alle risorse umane e soprattutto per differenziarvi, tornando al discorso, no? Almeno come Canva, almeno. Bravo, sì, come Canva. Non so, su Canva si possono anche fare il curriculum adesso. Sì. Beh, ci sono le opzioni premium. Anche qui, io per esempio, se vuoi il curriculum, ora l'ho fatto di 2 pagine, ho dovuto pagare 15 euro. Però, Canva è ancora più. Scusami? No, allora, una pagina, come una dice così, è gratuito. Se poi avete esperienza di 5 anni, vorrete scriverci di più, non è gratuito, però è gratuito. Cioè, gratuitamente puoi iscriverti e farti il curriculum così. La foto, metti il nome e cognome, e qui facciamo una piccola parentesi. Metti il nome e cognome,
metti una breve descrizione di quello che sei, di quello che vuoi, poi metti le work experience in ordine di ovviamente di data, questo lo sapete, le informazioni personali, le skills che volete vedere un po' di più, quindi messo comunicazione, problem solving, poi potete mettere web marketing, potete mettere quello che tra virgolette avete coltivato di più. In questo modo, la sai perché ve l'ho fatto vedere? Perché tra l'altro quando iniziamo a inviare il curriculum anche in Italia, le risorse umane poi mi dicevano a volte, comunque posso, visto che è un bel curriculum, cioè visivamente, anche se poi il colloquio andava male, però visivamente mi chiamavano perché vedevano un curriculum, diciamo, carino. Quella è la foto che mi hanno fatto in azienda l'anno scorso per farvi capire anche come l'azienda vuole che i dipendenti facciano una foto, voi potete farvi una foto simile con uno sfondo bianco, bella, evitate foto ovviamente fatte male, questo lo dico proprio sinceramente, e lì si può aumentare le vostre probabilità. Poi comunque, volendo anche il giro di curriculum, potete prendere ulteriori spunti anche per come scrivere in inglese determinate cose, per esempio activities, cioè quello che fai, i software used, quello che ho usato. Potete anche impostarla voi, descrivendo l'esperienza che avete fatto, le attività che avete fatto e i software che avete usato. Detto ciò ragazzi, vi invito a, se c'è qualche domanda, mi farebbe piacere, così concludiamo questa seconda parte del lavoro, degli stipendi e di come lo guardiamo. Qualsiasi domanda è ben accetta. Sì. Quindi hai detto delle corporation, stipendi anche da giugno del 2008 si gira. Sì. Ma vabbè, comunque sempre, cioè con 2008 riesci a prendere una stanza. Sì, ma anche di più, anche di più, forse in banca c'erano anche i box, poi c'era il dicesimo, purtroppo non c'è il TFR in mezzo. Disoccupazione sì. Sì, questo è un punto, noi ne parlavamo proprio, il peggio nel Covid ha tutelato molto i contratti di disoccupazione. Sì, sì, se ne avete sì. Sono ben viste, ma è ben visto poi soprattutto quando vi chiamano al telefono, lo vedono in un minuto su cui se la dico. E io per esempio non so ancora scrivere il francese, però lo parlo a un livello che quando mi chiamano mi dicono ah ok, lo parlo il francese. Anche per me stesso la sfida adesso è imparare a scrivere il francese, perché è difficile. Però tornando al discorso, sì, lo stipendio ti permette di vivere. Quello che io voglio trasmettere non è tanto guadagni, ma l'esperienza di crescita, che poi potete tornare in Italia, potete stare in Belgio, potete spostarvi nelle altre aziende come Commissione Europea, provare a fare quasi un concorso, si chiama. Sì, ho visto che ti fanno proprio. Sì, l'aziende in Belgio organizzano all'interno dei corsi per iniziare a parlare la lingua del posto, sì, o anche il francese. Sì, lo fanno. Sì, oggi ci sta un ragazzo che fa il francese, per me servirebbe un po', però per dirvi sì, certo. Sì, sì, perché per l'azienda è un valore che tutti, cioè immagino un'azienda che parla anche olandese avrebbe interesse che tutti i dipendenti parlassero il fiammico, perché la comunicazione è più fluida, quindi sì, anche in Iberia, nonostante un'azienda, cioè non voglio dire numeri, però stava andando male per Covid, male, organizzare i corsi. C'è un budget, quindi un docente, due ore a settimana. Però con i corsi di fatti bene, non è una cosa di fare. Un po' l'azienda, un po' quelli che fa, un po' casomai dovete pagare un corso, 200 euro i primi mesi, perché dovete pagare 200 euro al mese, cioè. Però poi non parlo, più i tandem, più i film, cioè, diciamo, io lo ammetto, io sono stato, la voglia è mancata di imparare. Però la voglia c'è, per qualcuno ci possono avere 2 mesi, per qualcun altro ce ne possono avere 6. Io mi rapporto media, prendo in media, per me ce ne prendo 4-5.
quindi per